Benvenuti sul canale di Access00, benvenuti a questo nuovo episodio di Super Mario Odyssey, dove vi spiegherò come prendere un botto di monete, più di 180 per l'esattezza, in relativamente molto poco tempo. Allora, per farlo dovrete venire qui nel regno di Bowser, c'è il nostro dottor Mario a spiegarcelo, che mi sembrava più che giusto e più che appropriato, poi teletrasportarvi qui a checkpoint sotto il torrione. Una volta arrivati qui voi vi girate, tornate indietro, salite su questo tettuccio, occhio agli spunzoni mi raccomando ragazzi, perché ce ne sono parecchi per arrivare dove vi voglio portare, quindi occhio. Qui ci sono degli anelli da prendere che comunque sono monete, non influiranno sul quantitativo di monete che voglio far prendere io, perché le prenderete una volta sola, però in ogni caso qui seme, occhio anche qui a spunzoni e cupistrici, lo portate fin qua e poi andremo nella zona bonus che c'è qui in alto sopra questa pianta, in modo da raccogliere più monete possibili, 180 per l'esattezza di monete, e sono facili, facili, facili. Questo perché? Perché il nostro Mario, quando arriverà adesso nella prossima zona, si metterà nel punto esatto dove sono tutte le monete, come vedete. Basterà premere Y per lanciare cappi e, come vedete, il nostro Mario prende tutto. Ovviamente ricordatevi di premere B quando arrivate ai salti, in modo da saltare, perché altrimenti volate di sotto. Però, comunque, questo è un metodo semplice, tranquillo e rilassante per prendere tutte le monete di questo mondo. Ve lo ripeto, 180, non sono poche. Qui ci sono due modi per arrivare in fondo: o vi stoppate come ho fatto io adesso, perché volevo farvelo vedere per bene, oppure quando arrivate qui vi basterà premere ZL mentre siete in corsa, in modo da piombare di sotto e prendere tutte quei cerchi di monete in ancora meno tempo possibile. Tra l'altro, suggerimento in più, qui c'è un cuore e lì accanto c'è una monetina che vi permetteranno di prendere altre 6 monete supplementari e che non ritarderanno poi molto il vostro cammino, perché come vedete lì c'è il seme, lì c'era la moneta, purtroppo ora con la sederata del nostro Mario non l'ho presa e via dicendo. Quindi in pratica, se fate tutto correttamente, sono 186 monete ogni run di questa cosa, e sono monete semplici, rilassanti e le fate tra l'altro in poco tempo. Queste vi permetteranno di arrivare anche alle fatidiche 9999 monete per prendere il costume scheletrico oppure tutti gli altri costumi che vi vengono in mente da prendere nel negozio di Crazy Cap. Non ci sono problemi. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi sia d'aiuto in ogni caso anche magari per raggiungere le due monete che non avevate preso, che magari sono qui. Questo è l'altro metodo alternativo, come vedete. ZL in corsa è più veloce, però è più probabile sbagliare, in ogni caso potete usarlo. Quindi, un saluto da Access00 e alla prossima, ciao!